C'è gente però questa sera, pensavo peggio invece, ancora una volta ho avuto ragione il presidente Matozzo. E allora mi presento, sono Piero Giannico, di Costanza della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Ho l'onore di presentare questa serata di gara per quanto riguarda la Figo Carni Soverato. Sono stato uno dei testimoni anche della promozione dalla B1 alla Serie A2, per cui sono veramente contento e onorato di essere qui. Soprattutto mi sono emozionato nel rivedere questo video che credo sia stato l'emblema più che altro della cavalcata trionfale di questo Soverato in Serie A. Allora, quando maggio abbiamo comunque fatto questa bellissima celebrazione della promozione in Serie A2, avevi il braccio rotto. Adesso è sano. No, è sano il braccio, però è vicino a me. Però, allora, se all'epoca ha portato bene la promozione, io dico che quest'anno il ginocchio rotto deve portare bene per fare un campionato di prestigio, per rimanere in questa categoria di Serie A2 che onora la Calabria, onora Soverato, mantenendo lo stesso impegno. Questa volta credo che ci sarà, al di là dell'impegno della società, anche l'impegno della cittadinanza. Contentissimo. Stavi amico prima? Sì, io sono stato arbitro parecchi anni, ho fatto la Serie A per lì, quindi un po' di esperienza, anche se non è maschile però. Capisco perché ci avete segnato così di centimetri. Sì, infatti, stasera sì. Ottima scelta. Sono in abbondanza stasera. Allora, sei finalmente in Serie A? Sì, sono in Serie A, sono molto contenta di essere in Serie A e Soverato, perché ho passato un bellissimo anno l'anno scorso, sono stata bene e spero di passare un altro con la bella. Come ti trovi? Benissimo, sempre meglio. Gabriella Scimini! Cosa del genere? Sì, l'ultimo punto. Infatti ora di vedere le immagini mi sono emozionata, come penso tutti quanti. Facciamo un bagno tra il nord, perché sono del sud. Non mi ricordo se è alla Venezia o nel Cosentino. Allora è nata a Cetraro, Cosenza, è nata il 28 maggio del 1976 e in un libro che ha un cognome molto arcigno si chiama Sandra Spagna Rosella. Cosa sconosciute per la parte? Tutto autografo? Ancora no, vediamo. Ma dell'anno scorso cosa ti ricordi? L'anno scorso mi ricordo questo grande campionato da parte di tutti, sinceramente. Poi per me l'immagine del presidente è un'immagine eccezionale, perché è carismatica. Faccio rotto. No. E i cittadini di Soverato proprio rispettano. Vera? Tutto bene? Sì, stavi alla Campagnola l'anno scorso. Sì, arriviamo alla Campagnola, in vivo. Non hai tenuto l'idea di venire a Soverato? Perché il presidente Matozzo ha chiamato come diciamo giocatrice giovane, e insomma questa esperienza nuova fuori casa per me è una bella esperienza. Tu abbiamo lasciato andare ovviamente. Ma non qualche problema, papà sì, papà, è contento. Questo come metodo del presidente a chiamare. Sì, ha detto tutto ok, Soverato. No, ti sei fatto un bagno Soverato? Certo, sono venuta prima apposta. I want to tell thanks for this call, President, and I hope Steve and me. Anche se non è d'accordo, attenzione. Allora, lei è stata sedotta a guidare la Vali Calabrese? No, questa, non beviamo queste notizie, perché...
Allora, perché sei rimasta sovrana? Ora lo devi dire. Sono rimasta sovrana perché mi sono conquistata la Serie A insieme alle mie compagne, allo staff tecnico, al mio allenatore, al mio presidente, a tutta la città, e me la voglio godere. Sì, brava! Non va troppo bene, però c'è il nutrizionista che non mi fa più mangiare. Esatto. Presidente, ma tu le frusti questi giocatori? Io ho quest'idea. Scherzo. No, mangio diversamente, purtroppo non posso mangiare tutti i condimenti calabresi, però mangio bene. Cosa ti piace dei condimenti calabresi, per esempio? Tutto. Tu sai cucinare? Cambiamo argomento. Grazie Elisa. Gara, 1,84 cm di altezza. E però vedo il curriculum che hai fatto praticamente tanta Serie A, hai fatto anche la 1, seppur per qualche mese, a Vicenza. Lei si chiama Ilenia Bani, centrale. Però vedi, Presidente, la scaletta la potevi portare, altro che questa di scaletta. Ho capito il perché, ho capito. Allora, Ilenia, sei rimasta anche tu a Soderato, è confermatissima. Cosa vuoi dire della vita? Senti, 3 anni. Sì, è personale, per me, come al solito, sono contentissima. A maggior ragione quest'anno, perché abbiamo avuto sempre la Serie A sul campo, quindi meglio di così non si poteva fare. Ecco, sei arrivata in punta di piedi e sei diventata la beniamina del pubblico. Sì, io adoro questo pubblico, è bravi, bravi, così! Così. Sì, ho un piacere enorme a giocare in questo palazzetto, perché veramente loro trasmettono un calore bellissimo, sia quando vengono al palazzetto sia quando poi li si incontra per strada, sono veramente delle persone squisite. Si dice che a mia riccia è un capriccio. Ecco, che capriccio vuoi avere quest'anno? Sentiamoci. Guarda, di come io non essere numero. Come pronunciare il tuo nome? Petia, Ilunirta, Tecuma. Ripeti adesso, ripeti. Petia, Ilunirta. No, che si fa numero si anni meritato. Quindi rimaniamo, insomma. Vediamo adesso. Presidente. Andiamo al Presidente. Abbiamo il carro più legale. Come possiamo convincere questa giocatrice a rimanere a Soderato? Credo che se continua questo quanto questo sole si convincerà da solo, perché appena non piove non prego. Penso che Maria Luisa deve riflettere un poco, perché esce per la prima volta da Milano, c'è di giù al sud, deve un po' vedere le cose, però il fatto che si sia fatto. Siamo strettissimi di tempi, dimmi tu i loro nomi. Allora, dobbiamo regalare questi fiori omaggiando le giocatrici, per cui cominciamo da una giocatrice che suda dietro la scrivania, Ilaria Matozzo, prego.